Eneba, un sito giovane ma con alle spalle già un punteggio altissimo su Trustpilot. Più di 10.000 prodotti digitali in catalogo a prezzi davvero stracciati. E bentornati a tutti ragazzi, sono Everett, ritornano finalmente i 5 segreti che vi siete persi, ma stavolta a tema cyberpunk, perché sono sicuro che alcuni di voi se li sono veramente persi. Quindi partiamo. 1. La stanza segreta di Adam Smasher. Conosciamo tutti Adam Smasher, cyborg, acerrimo nemico di Johnny Silverhand, ma pochi sanno dove trovare la sua stanza segreta e soprattutto come entrarci. Al suo interno potrete ammirare il suo arsenale e, se ci entrate dopo aver finito il gioco, avrete la possibilità di ottenere le istruzioni di creazione del Ba Xing Chong, un'arma davvero forte. 2. La fine di T-Bug. Quasi tutti, me compreso, dopo la missione Il Colpo, si sono chiesti: ma T-Bug che fine ha fatto? Ecco a voi. Cosa hai sentito sulla morte di T-Bug? La verità. Si è bruciata, come tutti quelli che provano a toccare l'Arasaka. Hanno trovato il corpo nel suo appartamento, con il sistema nervoso fritto. Lo sai cosa si prova? No, non direi. Dicono che sia come essere trafitti da migliaia di coltelli. Non c'è modo peggiore di andarsene. Poveraccia. Mi era anche simpatica. 3. Melissa Rory. E qui, ragazzi, c'è da aprire una parentesi importante. Vi ricordate il trailer che vi sto facendo vedere in questo momento? È un trailer del 2013. Praticamente faceva vedere una donna con le lame da mantide dopo aver massacrato delle persone per strada, in ginocchio davanti all'NCPD, la polizia di Night City. Per poi ritrovarla nella scena dopo, membro di un'unità speciale. Dopo ben 7 anni, il segreto di questa donna è stato svelato. Seguendo le istruzioni del video, vedrete che vi sbloccherà una missione all'interno del negozio dei vestiti. E così... Oh, guarda chi c'è! Ma che piacevole sorpresa! Avevo quasi dimenticato quell'adorabile visino e sarebbe stato un vero peccato. Bentornata nella nostra piccola oasi di eleganza. Allora, cosa posso fare per te oggi? Un piccolo upgrade? Le paillette sono tornate di moda, sai? Il negozio mi sembra un po' vuoto. Cosa posso dire? Il Jingoji punta alla qualità, non alla quantità. Detto tra noi, un tocco di eleganza può fare davvero la differenza. Guardie! Bloccate la porta! Fermatelo! Allarme, resistete! Cazzo, vi sta giù. È fuori di testa. La massa sarà qui a momenti. Tienilo impegnato almeno finché non arrivano. Parli con me. Non farmi uccidere. Siamo sotto attacco. La Maxtac. Grazie a Dio. Entriamo. Attacco col nemico. Il bersaglio. Attacco. Elimina. Forza. Continuate così. Bersaglio neutralizzato. Fermate i testimoni. Dovevi proprio giocare a fare la chic in una boutique corporativa. Ti sento, ricordi? Come potrei dimenticarlo? Voi, laggiù! Testimonianza subito! Finalmente! Devo solo ripulire il sangue e poi potremo riaprire. Emergenza conclusa! Disattivo l'allarme! Siediti, mani bene in vista. In ottemperanza all'articolo 105 del codice di procedura per cyberpsicosi, la tua testimonianza sarà registrata e archiviata. Melissa Rory, ufficiale superiore della Maxtac, a fornire nome e professione. Zane Jagger. Lavoro per il Jingoji, un'oasi di eleganza nel... scusi, l'abitudine. V, mercenaria, cliente occasionale di Zane. Johnny Silverhand, leggenda del rock, voce nella che testa di Dio. Cazzo, Johnny! Lasciami fingere di esistere ogni tanto, ok? Confermato. Descrivi cos'è successo partendo dal momento dell'attacco. Stavo presentando a V un'offerta irripetibile quando all'improvviso ho sentito degli spari. Zane cercava di convincermi a comprare delle orribili paillette scintillanti. Lo psicopatico è entrato e ha steso le guardie.
Zane ha attivato l'allarme, chiudendoci dentro quello stronzo. Grazie, Zane. Il signor Jagger ha seguito il protocollo di sicurezza. Ha significativamente ridotto il raggio d'azione dell'aggressore. Sì, l'ho notato. Ho dovuto giocare a guardie e ladri in quel raggio d'azione ridotto finché non siete arrivati. Qualcos'altro? Comportamenti insoliti? A parte fare a pezzi le mie guardie e la reputazione di questa boutique? No, niente! Grazie per la collaborazione, è tutto. Il coroner è stato avvertito, arriverà a momenti. Jagger, il negozio resterà chiuso fino al termine delle indagini. Ehi, V, quando avremo ripulito la boutique, torna a trovarci. Sceglierò qualcosa di speciale per te. Smith, rapporto. Grazie. Alla prossima, Zane. 2 morti e 2 feriti dentro il negozio. 6 cadaveri sulla strada all'esterno. Ben fatto. La senti? Senti la vita che lascia il suo corpo. Aspetta un attimo. Quelle lame d'amantide, i Gurashi 2013, non le avevano ritirate dal mercato nel 69? Se non sbaglio, danno problemi ai processori neurali. Sollecitano per errore una parte della corteccia prefrontale. Le avrei comprate anch'io se non fosse per quello. Hai buon occhio. Le ho installate anni fa. Sono molto precise. Oh, pensavo che la Max Tuck di norma preferisse le lame Arasaka, ma beh, dopo aver visto come le hai usate. Sono il mio promemoria. Quando le vedo, vedo quello che hanno affettato. Muscoli, tendini, ossa, persino impianti, come coltelli nel burro. Ma ora sei con i buoni, giusto? Le ammazzate sempre? Ho sentito dire che a volte la terapia funziona. Catturare il bersaglio vivo comporta maggiori rischi per i passanti. È raro, molto raro. Raro, non succede mai. Quanti psicopatici hai salvato in vita tua? Non cambiare discorso. Tu l'hai visto morire. Ti è piaciuto? Quell'istante in cui il sangue scorre ancora, ma la vita si spegne. Beh, l'adrenalina è innegabile, ma non credo di condividere il tuo entusiasmo. Tu ami la caccia, ami uccidere. Non importa se siano psicopatici o persone normali. Oh, non siamo poi così diversi, tu ed io. Ho visto la tua espressione subito dopo. Non puoi nasconderlo. Unisciti a noi. Ci farebbero comodo agenti come te. Io? Una poliziotta? Era il mio sogno quando avevo 6 anni, forse. Ci penserò. Fallo. Hai sicuramente un dono. Il segreto dello specchio. Vi siete mai specchiati durante la vostra avventura a Night City? No? Beh, vi consiglio di non farlo se non volete rimanere traumatizzati, soprattutto se avete scelto un personaggio donna. Cosa cazzo? E prima di passare alla numero 5, quindi l'ultima, c'è V che vi deve dire una cosa. Ehi ragazzi, sono V. Il Relic mi sta uccidendo. L'unico modo per salvarmi è iscriversi al canale di Everett the White Spider. Fatelo, o vi mando la rasaka contro. 5. I tarocchi mancanti. E infine loro, i tarocchi che mancano all'appello.
essendo fuori dal discorso achievement, molti se li sono persi. Ma dove si trovano? Il primo, il diavolo, si trova all'interno del cubo di Rubik, nel finale in cui si sceglie di allearsi con la Rasaka. Il secondo è il giudizio, e si può trovare in uno dei finali in cui V ha la boss fight con Adam Smasher, su una delle colonne della stanza. E anche per oggi i segreti sono finiti, ragazzi, io ringrazio voi tutti per la visione, i miei abbonati che danno sostegno economico al canale, spero mettiate mi piace, commentiate, che vi iscriviate e alla prossima, ciao!